Allora saltò a terra con un balzo, agguantò l'arpa e fuggì. Proprio in quell'istante lo strumento, sfiorato in modo incauto da Jack, emise un suono limpido. L'orco così si svegliò, prese la clava e si lanciò all'inseguimento del ragazzo. Per fortuna sulla soglia incespicò e cadde riverso sul terreno. Imprecò, si sfregò le ginocchia, raccattò il pesante randello che gli era scivolato di mano e riprese a rincorrere il giovane. Quel giorno però la nebbia non venne in aiuto di Jack. Ogni volta che si voltava a guardare, constatava che il mostro gli si era avvicinato da un altro pezzo. Comunque fece in tempo a raggiungere il fagiolo e subito cominciò a scendere. L'esercizio non gli era mancato e la discesa fu veloce. Ma quando giunse a metà tragitto, l'albero cominciò a ondeggiare improvvisamente. Jack sapeva che cosa significava quella oscillazione. Il mostro lo stava inseguendo e scendeva dall'albero dietro di lui. Stava ormai per toccare terra quando chiamò la madre. Svelta, vammi a prendere un'ascia. Nell'attimo in cui spiccò un salto staccandosi dai rami dell'albero di fagioli, sua madre uscì di casa con l'ascia in mano, mentre un'ombra enorme si allungava sopra il giardino. Jack brandì l'ascia e colpì il tronco, risoluto ad abbattere la pianta. I suoi colpi erano sicuri e precisi. L'albero gemette e fece crack. Un ultimo colpo d'ascia e si piegò su un lato finendo sul terreno. Cadde con uno schianto trascinando con sé l'orco. L'omaccione si spezzò l'osso del collo e morì sul colpo, formando una grossa buca nel terreno, nel punto in cui era precipitato a terra. Jack dovette lavorare di pala 3 giorni per riempirla. Fu la fine dell'albero di fagioli e insieme la fine del mostro. Della moglie e della grande casa non si è mai più saputo nulla, ma si può essere certi che la casa è sempre là alla fine della strada, larga e bianca sopra le nuvole. Se qualcuno arriva lassù, può andare a darvi un'occhiata. Sempre quando soffia il vento, disse Jack a sua madre, la moglie dell'orco piange suo marito. Ma non bisogna credere a Jack, la verità piuttosto è un'altra. Le donne degli orchi non perdono tempo se i loro uomini muoiono e si cercano un nuovo consorte. Jack e la madre vissero felici nella loro casupola. Ogni volta che occorreva loro del denaro, chiedevano alla gallina di deporre un uovo d'oro e quando invece si annoiavano, dicevano all'arpa che suonasse qualche motivo. Ma lo strumento magico eseguiva canzoni così belle e strane che la gente veniva anche da lontano per ascoltarla. E a ciascun ospite per giunta, Jack faceva dono di un uovo d'oro al momento del commiato. Comunque, per sapere se questa storia sia vera o falsa, occorrerebbe essere stati alla casupola. Io non ci sono stato, perché altrimenti non sarei qui davanti a voi e non dovrei guadagnarmi il pane quotidiano raccontando fiabe.